Il bentornato negli studi di Tempo Radio. Lo diamo a due esponenti dell'Associazione Capriana, quindi vengono da Cavriana ovviamente. Di nuovo con noi Raffaele Darra, bentornato. Grazie, buongiorno a tutti. Con Raffaele Darra abbiamo Cecilia Tondini, invece bentornata anche a lei. Buongiorno a tutti, grazie. Cecilia Tondini, che abbiamo conosciuto in occasione del palio, se non mi sbaglio, sì, della Capra d'Oro, appunto, quindi bentornati entrambi. Gli ascoltatori sempre invitati a partecipare alla trasmissione, ricordo, per sms e messaggi WhatsApp 338 17 19 105 in diretta streaming. Lo siamo sia su Facebook, la pagina quella del Gazzettino Nuovo e Tempo Radio, che su YouTube, Tempo Radio Live 29 settembre. E allora parliamo di questo premio Isabella d'Este. Allora, il premio Isabella d'Este è questo progetto culturale che ormai portiamo avanti da 8 anni e quest'anno sarà il 14 ottobre presso la bellissima cornice di Villa Mirra, in particolare nel Salone Nobile di Villa Mirra, e andremo a premiare quelle persone che si sono, distinte nel territorio in quest'anno. E ci sarà prima alle 19.30 una pericena con gli ospiti e poi alle 21 cominceremo la serata. Ecco, durante la quale cosa avviene? Beh, diciamo che ormai la formula del premio Isabella d'Este, essendo arrivato comunque all'ottava edizione, ha preso una sua conformità, una sua identità ben precisa. E in sostanza, durante la serata di premiazione, gli ospiti si alternano sul palco e verranno sottoposti, insomma, no? Verranno intervistati da parte del conduttore della serata, che è anche il direttore artistico Luca Bonaffini, e quindi racconteranno il loro percorso creativo, e quindi diventa molto molto interessante perché sono tutte personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, che hanno avuto un percorso culturalmente di grande spessore, e diventa molto interessante, molto piacevole ascoltare, diciamo, le loro parole. Insomma, fondamentalmente l'idea attuale del premio è molto semplice, perché è basata proprio sulla parola, nel senso che, a differenza delle prime edizioni in cui c'era molto spettacolo anche, nel senso che gli artisti si esibivano nella loro forma di espressione, diciamo, più congeniale, quest'anno, negli ultimi anni, praticamente abbiamo impostato la serata proprio sull'intervista, sulla parola, sul talk, e abbiamo visto che la cosa è molto molto di gradimento, insomma, no? Molto molto piacevole. Cioè, in pratica raccontano come... Sì, vengono chiamati a raccontare il loro percorso artistico, creativo, professionale, in base chiaramente alle varie discipline di ogni premiato, e vengono, diciamo, coadiuvati da delle immagini, da degli audiovisivi. Praticamente nel momento in cui vengono selezionati e loro accettano di ricevere il premio, ci facciamo fornire come organizzazione tutta una serie di documentazione, immagini che scorrono durante i 10 minuti, il quarto d'ora di tempo nel quale loro hanno a disposizione per raccontare, appunto, la loro vita professionale, artistica, e vengono intervistati e poi vengono ovviamente premiati. Ecco, qualche cosa di estremo interesse. Io penso sempre a quel bassista che disse: ma chi sono questi qua, questo gruppo qua, Beatles, ma non combiniamo niente, e se ne andò. Forse si sarà mangiato le mani qualche volta. Noi, senza falsa modestia, noi non abbiamo, diciamo, la presunzione di scoprire o di... Però questo racconta una curiosità. Però siccome siamo arrivati all'ottava edizione, insomma, un po' di strada l'abbiamo fatta, no? E di persone ne sono passate tante dal premio Isabella d'Este, e devo dire che abbiamo avuto anche, insomma, l'intuito di premiare o di segnalare, insomma, di dare riconoscimento a delle persone che qualche anno dopo o qualche mese dopo sono state riconosciute anche a livello magari più alto del nostro, insomma, no? Sto pensando ad alcuni ospiti del passato, dove praticamente hanno ricevuto il premio Isabella d'Este in ottobre a Cavriana, e la primavera dell'anno successivo sono stati chiamati
in Parlamento o piuttosto che nella Camera dei Deputati a riconoscere dei, a ricevere dei riconoscimenti proprio a livello ministeriale, a livello nazionale. E quindi evidentemente anche noi abbiamo visto giusto, insomma, no, in quell'occasione. E poi, insomma, l'obiettivo del nostro premio è quello di valorizzare, cioè l'idea del premio nasce proprio con l'intento di valorizzare il territorio, no, attraverso i suoi protagonisti. Siamo magari circondati di persone riconosciute a livello internazionale, ma che sono poco conosciute sul territorio. Sì. Secondo noi questo è il modo giusto per valorizzare il territorio, facendo cose di valore e presentando persone di valore che hanno cose da dire, no? E certo, quindi questo ci sembra un modo molto intelligente per valorizzare appunto il territorio. Il direttore Luca Bonafini, per fare un esempio, lo conosceva, per esempio Mantova e Il Mondo hanno perso nel 2017 un compositore come Stefano Guerresi, che tu varchi le Alpi sanno tutti chi era, perché è famoso quanto Ennio Morricone, sì, sì, o Vangelis, cioè in Italia... due o tre anni fa noi abbiamo dato un riconoscimento al pittore surrealista Renzo Margonari, che non dico fosse sconosciuto, sì, perché però... è molto conosciuto, è uno dei massimi esponenti del surrealismo a livello europeo, sì. Però quando ha ricevuto la nostra chiamata era molto contento, è stato molto grato, perché ha detto è il primo riconoscimento, lui è di Mantova, è il primo riconoscimento nella mia vita che ricevo sul territorio mantovano. Ecco, quindi per queste sono piccole grandi soddisfazioni, insomma, grande soddisfazione, assolutamente. Fermiamoci un attimino con Raffaele Darra e Cecilia Tondini dell'Associazione Capriana, torniamo tra un paio di minuti nella seconda parte, arriviamo. Sport. Arancio Nero, studio di comunicazione. Stiamo dialogando con Raffaele Darra e Cecilia Tondini dell'Associazione Capriana. Stiamo parlando del premio Isabella d'Este, che è giunto all'ottava edizione. E quindi parliamo anche della storia, anche un pochino magari di questo premio, un attimino. Va bene, allora... 8 anni fa nasce da un gruppo di associati dell'Associazione Capriana questa idea di promuovere queste persone del territorio e non solo, e dargli queste targhe per risvegliare un po' l'identità artistica che è nel nostro territorio. E quest'anno andremo a premiare, il tema sarà la prospettiva femminile. L'anno scorso era prospettive, quest'anno prospettive femminili, e quindi abbiamo deciso di premiare le donne che sono presenti nel nostro territorio e non solo, e che si sono contraddistinte nelle loro varie attività. Sì, sì. Creatività, sì. Proprio, sì, parliamo di artisti, quindi. E quindi quest'anno il premio Isabella d'Este andrà all'antica Fiera delle Grazie con la 45esima mostra internazionale dei Madonnari. Qui il tema delle prospettive femminili è appunto nel raffigurare la Madonna, e che quindi viene, come dire, la Madonna come figura vera e propria della femminilità rappresentata dai vari artisti, che forse noi pensiamo la solita Fiera delle Grazie, invece nel mondo la fiera e poi la mostra dei Madonnari è vista di molto spicco, insomma, molta importanza. Finalmente sta ottenendo anche la visibilità che merita, perché si tratta di artisti che sono sublimi, sì, proprio, riescono a creare con i gessetti sull'asfalto delle cose meravigliose. Per noi appunto magari è l'ordinario, al 15 di agosto si va alle Grazie a vedere questi artisti, e nel mondo invece viene vista come una cosa straordinaria, insomma, queste persone. Sì, sì, se posso intervenire, perché certo, questo è un argomento molto, molto interessante, no? Forse siamo arrivati finalmente a sdoganare, no, questi artisti, no? Grazie, e quindi è una delle ragioni per le quali si è pensato di assegnare il premio quest'anno all'antichissima Fiera delle Grazie, proprio perché col suo impegno è arrivata alla 45esima edizione, no, di questa rassegna, fino a qualche anno fa il Madonnaro è sempre stato visto come una sorta di artista disperato, no?
che si metteva a dipingere per terra, no? E quindi etichettato anche proprio come quasi un emarginato, senza esagerare. Mentre invece volevo far notare che all'estero sono considerati degli artisti veri e propri. Tantissimi madonnari che sono passati e che tutt'oggi intervengono alla Rassegna delle Grazie sono chiamati proprio in tutto il mondo a fare le loro opere. Tra l'altro abbiamo un esponente proprio a Guidizzolo, Mariangela Cappa, che ha vinto l'edizione dello scorso anno, sì, no? Sì, che quest'anno, bene, se non sbaglio, è arrivata seconda, che conosco personalmente, e mi raccontava appunto queste testimonianze delle sue esperienze all'estero, che sono visti proprio come, tra virgolette, delle star, no? E credo che questo merito di aver sdoganato e di aver tolto questa etichetta sbagliata che hanno avuto fino a poco tempo fa sia merito anche di manifestazioni o di fiere come quella delle Grazie, che ha investito molto, ci ha creduto molto, e quindi grazie, ed è uno dei motivi per i quali quest'anno il premio Isabella d'Este va assegnato a loro, insomma. Esatto, assolutamente bellissima questa, appunto, della, visto come marginato, appunto, ma l'artista di strada spesso viene visto così, come sì, però invece, voglio dire, invece hanno no, la qualità artistica assolutamente delle loro opere è indiscussa, insomma, quindi assolutamente. Parlando di storia e poi storia più recente, eccetera eccetera, continuiamo. Dopo verranno premiate con 4 targhe altre 4 donne o gruppi di donne. La prima è Federica Balestrieri, ex giornalista della RAI, che ha fondato una sua associazione, Riscatti, che aiuta i clochard a Milano soprattutto e poi in tutta Italia. E lei verrà premiata con la targa Impegno Sociale. Poi premieremo Federica Restani, che è un'attrice e ha attrice e regista teatrale, è una figura di spicco della cultura mantovana, è un'artista che ha una formazione internazionale perché ha fatto master in Inghilterra, negli Stati Uniti, e se andiamo a leggere il suo curriculum è veramente di tutto rispetto, perché è un'artista poliedrica che riesce a spaziare dalla regia all'interpretazione, dal teatro alla televisione, è molto molto conosciuta, ha fatto cose anche molto, cioè programmi anche che sono serie al TV, che sono passate anche in Rai, ma quindi oltre a riconoscere il valore artistico, diciamo a 360 gradi, di questa figura, l'avremmo individuata quest'anno come premiata perché ha interpretato il ruolo di Isabella d'Este nell'ultimo documentario andato in onda su Rai 5 qualche mese fa, dove peraltro ha partecipato anche un altro grande amico del premio Isabella d'Este, nonché cavrianese, Lorenzo Bonoldi, lo storico Lorenzo Bonoldi. E diciamo che in questo docufilm di Rai 5 Federica Restani ha interpretato la figura di Isabella d'Este, per cui ci sembrava proprio l'elemento proprio un elemento importante per cui premiarla, insomma, ecco. Certo. Altre premiazioni? Quante sono intanto in tutto? Sono 4 targhe più il premio. Più il premio. Sì. Poi premieremo Paola Artoni, questa docente universitaria attiva nel territorio, è una critica, una scrittrice e artista, e verrà premiata per il suo impegno appunto nell'arte, nell'ambito del territorio mantovano. E infine, ma non per ultime, andremo a premiare il trio del FAI, queste 3 sorelle, Deborah, Letizia e Nadia, che suonano due violini e un violoncello, che si stanno appunto esibendo in Europa e stanno portando la musica classica in Europa e quindi anche il nome del nostro territorio in giro per appunto tutto,
ospita l'altro. Bello, bello, veramente bello. Federica Balestrieri, la prima che avete citato, vi porto magari anche, siccome lei è di Rovato, fatevi portare una bottiglia di Franciacorta, anche già che ci siete, qualcosa di questo tipo. Qua ci sono dei vini ottimi, però insomma, già che ci siete anche. Sì, visto che hai citato Federica Balestrieri, mi permetto di approfondire. Per chi non la ricordasse, si occupava di automobilismo, per sì. esempio. Allora, il premio Isabella d'Este è fatto dagli ospiti, no? Perché sono loro i protagonisti, in quanto raccontando la loro storia, diciamo, allietano e arricchiscono proprio il pubblico presente. Federica Balestrieri quindi si cerca anche di ospiti che abbiano delle cose belle da raccontare, e Federica Balestrieri è un personaggio, è una donna che secondo noi ha fatto una scelta coraggiosa e bellissima, perché lei è cresciuta proprio nella Rai, è stato il volto più popolare della Formula 1, esatto, no? Inviata alla Formula 1, conduttrice di Pole Position, quel programma proprio di approfondimento sulla Formula 1. Poi è passata anche al TG1 come inviata, si occupava di Milano, e niente, lei all'apice della sua carriera ha deciso di smettere di fare la giornalista, e quindi ha deciso di abbandonare la ribalta dei riflettori, il palcoscenico, per occuparsi dei senza tetto, fondando un'associazione. E secondo noi questa è stata una scelta straordinaria, che va raccontata, che va valorizzata, perché lei sostiene: ho seguito le mie passioni. Cioè, evidentemente quello che aveva fatto fino allora non era evidentemente qualcosa che che la riempiva completamente. Quindi a noi il coraggio di questa scelta, abbiamo voluto premiarlo appunto assegnandole giustamente. Allora, ci sarebbe da parlare di tutti questi artisti di cui state parlando, come anche della professoressa, anche assolutamente. Vorrei adesso però, docente universitaria, siccome purtroppo il tempo comincia a stringere, vorrei parlare anche degli eventi dell'associazione e del tesseramento anche. Esattamente, il tesseramento della nostra associazione avverrà a Cavriana, nelle cantine di Villa Mirra, il 19 di novembre. Sarà una pericena, quindi un momento per stare in compagnia, e quindi tesserarsi poi la nostra associazione, per chi volesse. E nel caso, insomma, questo momento di gioia e di comunità. Poi ci sarà la festa dei commercianti l'8 di dicembre, dove il gruppo esercenti di Cavriana si unisce e per le vie del paese crea appunto questa festa per augurare a tutti un buon Natale, e quindi cominciare le feste natalizie con uno spirito di allegria e appunto ancora di comunità. Poi volevo anche ricordare che a Cavriana esce il giornalino in comune, che fa sempre parte della nostra associazione, è questo progetto che portiamo avanti ormai anche questo da 8 anni, e è seguito da Sereno Orlandini, che ringrazio moltissimo, dal direttore Anna Veclani, e in questo giornalino appunto parliamo di tutte le cose che succedono a Cavriana e delle nostre varie rubriche. Il prossimo numero uscirà a dicembre, per fare gli auguri a tutti. E per chi non fosse di Cavriana ma è interessato a seguire tutte le vicende cavrianesi, sulla nostra pagina Facebook trova il link del giornalino scaricabile, e, oppure nelle edicole, nei negozi cavrianesi trovate sicuramente un numero. Benissimo. Allora, siamo arrivati in chiusura, quindi non mi resta che ringraziare Raffaele Darra e Cecilia Tondini, però ricordiamo la data del premio Isabella d'Este, l'abbiamo detto ma ripetiamolo comunque. Allora, il premio Isabella d'Este sarà a Cavriana il 14 ottobre, dalle 19.30 con un aperitivo con gli ospiti, e dalle 21 la serata prenderà inizio. Perfetto, grazie entrambi. Grazie. Allora. Grazie a voi dell'ospitalità. Grazie. Ora esatta. Sono le 10:05.